Io non sono per stravolgere le squadre a gennaio, assolutamente. Quando si fa questo e diventa sempre tutto più difficile ripartire, riassemblare. Non credo che sia importante il budget, credo che sia importante avere delle idee ben precise e a gennaio non si può sbagliare. Un Sì. giocatore di gran passo, insomma, può essere un giocatore per Teramo, un giocatore molto molto interessante, che conosciamo ormai da anni perché l'abbiamo visto anche nella Lupa Roma, il mister l'ha visto e quindi può essere un giocatore. Vediamo adesso, si allenerà con noi qualche giorno, vediamo, dobbiamo discutere ancora di tante cose, ma insomma per adesso vediamo intanto in che condizioni è. Allora, parto dal basso, Fratangelo, ma perché? Perché siamo al terzo anno. E questo ragazzo ogni anno ripetiamo sempre che può fare di più, che ha delle ottime potenzialità. Io gli consiglierei così, da semplice amico, di andare a giocare dove può avere la possibilità di dimostrare le sue qualità. Luca Di Renzo ancora non l'abbiamo visto, stiamo aspettando il suo recupero perché è un ragazzo che secondo noi, pur non avendo fatto mai la Serie C, ci può dare ancora tanto. Su Piccioni sta avendo delle difficoltà, lo stiamo aspettando tutti, speriamo che si sblocchi il prima possibile, può essere uno di quelli che nel momento in cui in queste 6 partite dovesse trovare la porta, probabilmente inizierebbe un campionato diverso. Zenuni potrebbe essere anche lui probabilmente destinato ad avere maggiore spazio, perché da noi sta avendo qualche difficoltà, ha giocato qualche spezzone di partita, ma probabilmente deve avere un po' più di spazio. Merita anche di avere più possibilità e a gennaio vedremo meglio com'è la situazione. Sempre in Serie D. No, 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 no. Zenuni può avere anche un mercato di Serie C, Ok. senza nessun problema. Mattia Altobelli, abbiamo parlato anche oggi al campo. Oggi ci siamo detti in queste 6 partite fai il massimo, 6-7 partite e poi a gennaio faremo una valutazione. Lui ha un buon mercato in Serie C. Bianchimano è un potenziale obiettivo? Ma le caratteristiche sono giuste. Mister conosce bene. Vedremo, insomma, ripeto, adesso è ancora prematuro. Adesso puoi provare solo così a capire, a sentire. Ferretti tornerà sarà reintegrato oppure deciderete per la rescissione? Ferretti per adesso rimane un giocatore del Teramo, vediamo cosa verrà fuori da qui a gennaio, per adesso continueremo così. Abbiamo già un accordo di massima con Liguori del San Nicolò che volevo già portare quest'estate, ma gli ho dato l'opportunità anche di fare un altro anno in Serie D perché comunque era giusto un 99 fargli fare un'altra esperienza. Mi è piaciuto tantissimo Dalmazzi, Sì, sempre difensore del centrale, sempre il Lodarese. che è un giocatore che sinceramente non conoscevo, mi ha fatto un'ottima impressione, ma così come Khedira della Sangiustese, Molto bravo. così come altri in altri gironi che sto facendo seguire anche da alcuni amici osservatori.